Domenica 16 settembre, a conclusione della quarta convocazione diocesana, durante la celebrazione eucaristica, il seminarista Donato Colacicco è stato ammesso agli ordini sacri conferiti da Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Bregantini. La liturgia della vestizione ha fatto vedere plasticamente il significato di questo passo: svestire l'uomo vecchio e rivestirsi di Cristo, uomo nuovo. L'abito nero col colletto rappresenta simbolicamente tre consigli evangelici: il nero, la povertà; il colletto bianco, la castità; indossarlo, l'obbedienza. Sono emozionatissimo, solo una cosa posso dire: Gesù è grande e meraviglioso. Vale la pena spendere la vita per Lui come Lui l'ha fatta per noi, e vale la pena dare la mano a Maria, la mamma che è stata sotto la croce con Lui, perché questo mondo che sembra buio può diventare meraviglioso se stiamo con loro, e i fratelli con cui a volte possiamo litigare invece diventano gioielli meravigliosi e dove risplende l'amore di Dio. Frate, Gesù ci ama, andiamo da Lui. Amen. Le sue bellezze a fare da sfondo alla giornata nazionale del turismo che si terrà a Castelpetroso e nel capoluogo il 29 e 30 settembre. L'evento è stato presentato il 18 settembre a Roma presso il Ministero del Turismo dal ministro Piero Ignudi. Turismo ed energia sostenibile per alimentare lo sviluppo sostenibile, tema di quest'anno. Alla conferenza hanno preso parte Monsignor Mario Lusek, direttore dell'Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale del Turismo e dello Sport, l'Arcivescovo di Campobasso Giancarlo Maria Brigantini e il Presidente della Regione Molise Michele Iorio. Ministro, il turismo è cresciuto in maniera importante. Che cosa si intende oggi per turismo sostenibile? Un turismo sostenibile è soprattutto un turismo rispettoso sia della natura, sia della cultura delle popolazioni che vivono nei posti visitati. Io credo che sono questi due elementi essenziali del turismo sostenibile. La giornata mondiale del turismo è un'opportunità per dialogare tra mondo civile e per sensibilizzare la Chiesa su questo importante settore che può ancora evangelizzare. Beh, certo, perché poi il turismo non è anche è una forma anche per far conoscere la gente fra di loro, quindi quando i popoli si conoscono credo che anche facilita la convivenza. Diocesi News vi dà appuntamento alla prossima settimana.